Andiamo avanti, adesso a rispondere sarà l'assessore Cecchini, a interrogare il consigliere Liberati. Titolarità della competenza al mutamento della destinazione d'uso di terreni collettivi in territorio del comune di Gualdo Tadino, ove insistono i pozzi attingimento della Rocchetta S.P.A., revoca in autotutela della determinazione dirigenziale giunta numero 10.160 del 6/10/2017 a seguito di sentenza del commissario per gli usi civici di Roma. Informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Sì, grazie Presidente. Dunque, il tema è quello fortemente dibattuto della Rocchetta, la cui continuità produttiva è ovviamente essenziale, soprattutto in quella zona dell'Appennino. È essenziale, ma perché questo accada occorre che la gestione amministrativa della Regione e del Comune di Gualdo Tadino non sia in qualche modo sbarazzina, come talora è accaduto, ma puntuale, rigorosa sul tema. Ci troviamo in una querelle giudiziaria, non per caso. Come sapete, 2 anni fa il commissariato per gli usi civici di Roma ha restituito la titolarità dei fondi, dei terreni, alla comunanza agraria Appennino-Gualdese, e questo sostanzialmente è accaduto rompendo con una vicenda di appropriazione de facto e de jure incongrua da parte dell'amministrazione pubblica del comune, in particolare di Gualdo Tadino. E questa gestione quindi è venuta a mancare e è tornata la comunanza agraria nella piena titolarità dei beni, del possesso dei fondi. E questo è importante perché è accaduto appunto dopo una controversia durata anni e lustri. Che cosa è accaduto in seguito? Che il Comune di Gualdo Tadino ha presentato la richiesta di cambio destinazione d'uso in sanatoria. Non poteva farlo. Intanto, in questi giorni, pochi giorni fa, c'è stato il sequestro giudiziario dei terreni dove insistono i pozzi e continua questa vicenda su un piano ormai non più soltanto politico-amministrativo, ma giudiziario. Io ripeto, noi ripetiamo, se vogliamo mettere in sicurezza le aziende in particolare titolate attraverso concessioni minerarie o quant'altro pubbliche, bisogna che gli atti vengano prodotti in maniera seria. Allora qui come è noto, voi avete consentito che il mutamento di destinazione d'uso sia stato messo in campo da un dirigente della Giunta regionale quando la legge regionale 1 dell'84 l'attribuisce alla Giunta regionale, quindi non al dirigente, primo fatto. Poi, secondo, ci doveva essere un piano di sviluppo aziendale per concedere terre civiche, che non c'è. Inoltre, doveva essere la comunanza eventualmente a chiedere il cambiamento di destinazione d'uso, invece l'ha fatto il Comune di Gualdo Tadino e voi in 14 giorni gliel'avete assentito. E ancora, non può essere richiesto a sanatoria per regolarizzare ex post, e questo non è che lo diciamo noi, l'ha detto un altro giudice. C'è stato appunto in questo provvedimento, in questa ordinanza, il commissariato degli usi civici per il Lazio, Toscana e Umbria che ha declinato puntualmente tutti gli aspetti contra legem di quello che è stato messo in piedi la Regione Umbria su Rocchetta. Non è prevista nemmeno la compensazione monetaria, sono sempre parole del giudice. L'autorità regionale avrebbe dovuto compiere una valutazione complessiva, sì, diretta a dimostrare che questa destinazione rappresentasse un beneficio per gli abitanti, per i residenti. Tutto questo non è avvenuto. Allora, che cosa accade? Che poi si arriva, come è accaduto, che la copia del provvedimento finisce alla Procura della Corte dei Conti e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Noi abbiamo chiesto di ritirare in autotutela quella determinazione dirigenziale con cui voi assentite il cambiamento di destinazione d'uso contra legem, perché doveva essere la giunta regionale, non il dirigente. Chiediamo quindi come la custode, presidente Marini, intenda anche svolgere questo ruolo assegnatole dal commissario. Quindi sostanzialmente tornare sul tema di una gestione corretta delle concessioni, puntuale, rigorosa, perché altrimenti noi ci troveremo ad affrontare ancora per anni su questo e su altre vicende che conosciamo bene perché ne abbiamo parlato qua dentro, una serie di ulteriori controversie senza fine, mettendo a rischio i destini dell'azienda e delle aziende. Grazie. Grazie, grazie consigliere. Prego, assessore Cecchini. Sì, ma occorre innanzitutto precisare che c'è un po' di differenza tra le ordinanze e le sentenze. Il commissario per gli usi civici emette le ordinanze, il TAR le sentenze. In questo caso il commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria l'8 gennaio 2018 ha emesso un'ordinanza e quindi non una sentenza. Invece il TAR in data 12 gennaio 2018 ha emesso 3 sentenze sulla questione, ritenendo fra l'altro che sia esclusa la giurisdizione del commissario a trattare la controversia in quanto non è in dubbio l'insistenza sui terreni del diritto di uso civico. Oltre a ciò il TAR ha stabilito quanto segue. Con sentenza numero 50 del 2018 ha confermato la legittimità della proroga concessa alla società Rocchetta S.p.A., rimandando alla materia usi civici la sola individuazione delle indennità spettanti per l'eventuale compressione di diritti. Con sentenza numero 49 del 2018 ha confermato la legittimità della determinazione dirigenziale del 12 novembre 2015, con la quale sono state calcolate le indennità spettanti per la compressione dei diritti di uso civico, riconoscendo le indennità fissate per le aree di salvaguardia, per le servitù di acquedotto relative ai pozzi R5 e R1 e la rivalutazione delle servitù di acquedotto relativa al cambio di destinazione d'uso autorizzato con delibera della Giunta regionale numero 2648 del 7 aprile 1994. Rinviando alla ridefinizione da parte dell'amministrazione regionale delle indennità per le aree di tutela assoluta, in quanto ha ritenuto non adeguatamente giustificato averla fissata al massimo possibile pari a 20 euro a metro quadrato. Con sentenza numero 51 ha dichiarato il difetto di giurisdizione, rinviando al giudice ordinario la controversia fra comune di Gualdo Tadino e Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, su cui spettino gli indennizi pregressi il cui pagamento è stato richiesto alla società Rocchetta S.p.A. da parte dello stesso comune. Con delibera della Giunta regionale del 15 gennaio 2018, numero 45, è stato stabilito di proporre reclamo avverso l'ordinanza del commissariato per la liquidazione degli usi civici per la Regione Lazio, Toscana e Umbria. Per quanto riguarda la competenza dei dirigenti, del dirigente all'approvazione degli atti amministrativi in materia di usi civici, pare anche sorprendente che a 20 anni dall'entrata in vigore della Bassanini si faccia ancora, come dire, domande o osservazioni di questo tipo, perché il decreto legislativo 80-98 all'articolo 45 contempla addirittura un meccanismo di passaggio automatico, e cioè nel momento in cui veniva approvato lo stesso decreto legislativo tutte le competenze di gestione che un tempo erano appunto portate avanti e svolte dagli esecutivi passavano ai dirigenti. La conseguenza è che nel rispetto della normativa nazionale che la giunta regionale e la presidente si avvale di un dirigente per svolgere queste funzioni. E a questo bisogna aggiungere che il dirigente Zurli è stato delegato dalla Presidente della Regione
dopo l'autorizzazione ricevuta dal commissario dottor Perinelli con disposizione del 18 gennaio 2018. Quindi la Presidente non solo si avvale dell'architetto Zurli, ma si avvale con con l'autorizzazione del commissario. E inoltre ha disciplinato le modalità di accesso alle attrezzature necessarie, sempre lo stesso commissario, all'esercizio della concessione di coltivazione dei giacimenti di acqua minerale denominata Rocchetta e ricadenti nei terreni sequestrati da parte sia dei dipendenti della società titolare della concessione che degli addetti all'attività di controllo e vigilanza della concessione stessa. Quindi da parte del commissario è stata autorizzata la possibilità di portare avanti l'attività e di entrare all'interno per svolgere qualsiasi funzione utile al mantenimento dell'esercizio. Grazie. Prego, consigliere, raccomando anche a lei i tempi perché stiamo sforando. Ma intanto le sentenze del TAR è ovvio che saranno appellate presso il Consiglio di Stato e che questo cortocircuito giuridico-amministrativo è soltanto purtroppo l'epilogo di una vicenda appunto trattata in maniera dozzinale dalla Regione Umbria. Ritengo che se si vogliono davvero salvaguardare le imprese bisogna metterle in condizione amministrativamente di lavorare al meglio. Qui questo non è accaduto, è evidente che c'è stata 2 anni fa una sentenza rivoluzionaria, quella che ha restituito i beni alla comunanza agraria, di qui tutta una serie di percorsi non ancora compiuti, su cui io suggerirei prudenza da parte vostra e soprattutto, finalmente, anche un degno ristoro economico alle comunità che sono attraversate da questo genere di beni, che sono appunto i beni pubblici, l'acqua, sorgenti e quant'altro, che purtroppo non arrivano, risorse che purtroppo non arrivano presso quei comuni. Sappiamo che in 20 anni Gualdo Adino ha ottenuto 16.000 euro appena di ristoro dai canoni, sappiamo che ogni anno Rocchetta ad esempio spende qualcosa come 50 milioni di euro in pubblicità, non è possibile che in loco ci siano processi di automazione del lavoro che proseguono e si rafforzano. E dall'altra parte, a fronte di questo petrolio, di questo giacimento minerario che è in Umbria, un po' ovunque, noi non si debba riscuotere alcunché, mettendo peraltro, con questo genere di percorsi seguiti sul piano giuridico-amministrativo, l'azienda in crisi. Chi è titolare dei beni ha pieno diritto a fare quello che ha fatto, deve continuare a farlo, l'azienda deve essere parimenti messa a essere in condizione di continuare a svolgere la propria attività. Grazie. Passiamo adesso all'interrogazione del consigliere De Vincenzi rivolto alla Presidente Marini. Intendimenti della Giunta regionale circa l'attivazione dell'Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere previsto dall'articolo 10 della legge regionale numero 3 del 2017. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, buongiorno Presidente Marini. Come lei sa, l'articolo 10 della legge 3 del 2017 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Ora, nel corso dei lavori di commissione si era convenuto in maniera unanime di fra tutti i presenti, fra tutte le varie parti politiche, dell'assoluta necessità di garantire una pluralità di rappresentanza all'interno dell'organismo. E questo aveva portato appunto a prevedere la presenza di 3 rappresentanti all'interno dell'organismo dell'osservatorio che potessero fare presente i punti di vista delle associazioni familiari, facendo riferimento in questo senso
al dettato costituzionale dell'articolo 29, che recita appunto che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ora, in data 7 dicembre 2017, così in via di approfondimento, avevo scritto agli uffici per sapere lo stato dell'arte circa l'istituzione dell'osservatorio stesso. E nella medesima giornata mi venne testualmente risposto: la Giunta regionale ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione della legge 3 attraverso la predisposizione di un protocollo specifico. Successivamente alla sottoscrizione dello stesso sarà avviata la procedura di costituzione dell'osservatorio, resa tra l'altro articolata dalla stessa formulazione della norma. Sarà sicuramente necessario definire alcuni criteri aggiuntivi e ci si riferisce a tale proposito alla lettera C, tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie. Questo punto, ad avviso dello scrivente, è completamente indeterminato e inattuabile per come è scritto. Verranno fatti comunque approfondimenti specifici per dare attuazione alla finalità del legislatore. Allora, alla luce di quanto trasmesso, in data 21 dicembre presentai un emendamento all'atto Omnibus al 1467 bis per chiarire e interpretare meglio quel riferimento alla parola associazioni familiari e quindi al contesto delle famiglie. Tale emendamento, come ricorderete, fu respinto dall'Aula con anche il voto contrario di tutta la sinistra e l'astensione dei vari colleghi. Allora, alla luce di quanto illustrato, interrogo appunto la Giunta per sapere, per conoscere quali sono gli orientamenti che intende adottare per tutelare una rappresentanza pluralista e democratica all'interno dell'osservatorio indicato in narrativa e ancor più per conoscere i tempi entro cui intende portare a compimento l'istituzione del medesimo osservatorio, così come è previsto dall'articolo 10 della legge 3 del 2017. Grazie. Grazie, prego Presidente Marini. Grazie Presidente, in merito all'interrogazione del consigliere regionale De Vincenzi, l'informazione in risposta alla richiesta di costituzione dell'osservatorio è la seguente. Ai sensi prima di tutto dell'articolo 9 della legge abbiamo promosso e la Giunta regionale lo ha già adottato il protocollo che è previsto d'intesa e di collaborazione con le istituzioni locali e territoriali e con gli altri livelli istituzionali. In particolar modo è stato trasmesso alla Prefettura anche per la sua sottoscrizione, ne ha chiesto alcune modifiche che la Giunta regionale ha recepito. Non appena avremo l'autorizzazione del Ministero, avrà la Prefettura l'autorizzazione del Ministero, provvederemo da parte di tutti i soggetti alla sottoscrizione del protocollo. Peraltro questo segue anche la firma di ieri del protocollo importantissimo contro la violenza di genere in quel caso specifico che ha visto per la prima volta concorrere tutte le istituzioni e le amministrazioni dello Stato presenti sul territorio e della magistratura e delle forze dell'ordine insieme a tutta la rete degli enti locali territoriali e delle associazioni che operano all'interno dei centri antiviolenza. Analogamente questo protocollo, non appena sarà sottoscritto, avvieremo la procedura prevista dall'articolo 10. L'articolo 10 già esplicita, come lei ben sa, i componenti, i rappresentanti ed i componenti delle associazioni. Con un apposito atto disciplineremo la modalità per la selezione dei soggetti che ne faranno richiesta alla partecipazione dell'osservatorio. Sul punto specifico, i tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie ovviamente sono associazioni che operano nell'ambito delle famiglie e delle politiche familiari ai sensi del Codice Civile, quindi tutto quello che il Codice Civile prevede sulle famiglie potranno trovare rappresentanza, potranno partecipare alla procedura
che immaginiamo sarà fatta con un avviso, come di norma noi facciamo nella costituzione degli osservatori, e saranno selezionate, garantendo ovviamente il pluralismo, anzi credo che questo sia un tema fondamentale per la riuscita della legge. Grazie Presidente, prego Consigliere De Vincenzi. Grazie, io ho ascoltato con attenzione la risposta della Presidente Marini. Io confido che questo pluralismo sarà rispettato, perché in parte diciamo contrasta con quanto è stato scritto, perché lascia intendere che non sono chiari alcuni passaggi. Io mi auguro che quanto ha affermato la Presidente poi si tradurrà in scelte conseguenti, perché all'interno dei lavori della sottocommissione prima e della commissione stessa si faceva riferimento ad associazioni, tre rappresentanti di associazioni appunto del Forum dell'Umbria, che sono associazioni che hanno sempre operato nel contesto della famiglia alla luce dell'articolo 29 della Costituzione. Noi auspichiamo che quanto fu convenuto e fu dibattuto nell'occasione verrà poi mantenuto. Grazie.